Passiamo all'oggetto numero 3, carenza delle materie prime agricole in conseguenza del blocco delle esportazioni provenienti dai paesi dell'Est Europa. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Meloni. Grazie Presidente, ma cercherò in pochi minuti di descrivere l'interrogazione e parto dalla fiera Agriumbria che si è appena conclusa, dove penso che questo è un tema che non solo è stato affrontato, ma vediamo quanto entusiasmo e anche quanto interesse c'è intorno a quello che è il mondo dell'agrozootecnia in Umbria, ma anche a livello nazionale. Io fondamentalmente ho raccolto il grido di allarme delle associazioni nazionali subito dopo che è scoppiato il conflitto russo-ucraino e con tutte le ripercussioni che ne sono derivate nell'approvvigionamento delle materie prime anche nel campo agrozootecnico. Il grido di allarme faceva riferimento sostanzialmente alla impossibilità nel reperimento delle materie prime provenienti dall'Ucraina, ma vediamo anche da altri paesi come l'Ungheria, che in questo momento sono fortemente messi a rischio, con la conseguenza del non approvvigionamento dei mangimi e quindi anche della possibilità dell'abbattimento degli animali. Così come viene fuori l'altro tema, che è quello di come renderci sempre di più autonomi anche sotto il profilo dell'approvvigionamento di alcune materie prime, tra cui appunto quella del mais e di altre colture. Allora quello che anche in merito alle comunicazioni, ma anche alle sottolineature fatte dalle associazioni anche di categoria anche dell'Umbria e anche dalle linee guida che sono arrivate dall'Europa in questo periodo, quello che io vorrei chiedere è sicuramente anche nella sensibilità dell'assessore e dell'assessorato che ho ascoltato più volte, se si intende portare avanti un po' questa battaglia ma anche questa informativa a livello regionale, coordinandosi sicuramente con il governo e quindi con il nazionale, che dovrà varare probabilmente anche sulla base di indicazioni europee nuove normative, o favorire magari anche in Umbria per esempio delle coltivazioni laddove è possibile, per incrementare ovviamente le produzioni di alcuni cereali e quindi trovarsi in una situazione di meno difficoltà anche per il futuro, e anche se si ritenga di mettere in campo delle azioni specifiche riguardanti l'Umbria e anche magari sostenere e supportare la filiera tra agricoltori, cooperative e anche aziende zootecniche, proprio al fine di agevolare la produzione in loco di mangimi e foraggi. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Morroni. Consigliera Meloni, le questioni che lei pone all'attenzione di quest'Aula con l'interrogazione naturalmente sono tali da investire non tanto la singola regione ma l'intero sistema paese e quindi l'insieme delle regioni italiane. A tale riguardo non ne darò lettura per stare nei tempi previsti di risposta, ma è mia premura mettere alla sua attenzione un documento nel quale ho riassunto quelli che sono i punti salienti di una piattaforma che è stata concertata a livello di regioni all'interno della Commissione Politiche Agricole e che poi è stata inoltrata all'attenzione del Governo. Naturalmente sono punti che riassumono la volontà di tener conto di questa fase particolarmente delicata e complessa che investe il sistema agricolo e l'industria agroalimentare nazionale, e di cercare di mettere in campo delle misure atte ad alleviare le implicazioni negative. Al di là di questo, mi preme poi evidenziare alcune cose che comunque hanno già preso forma su decisione del Governo e anche a livello di Commissione europea e che vanno nella giusta direzione. Vorrei intanto dire che si sono liberati per poter essere utilizzati ai fini di coltivazione circa 200.000 ettari come effetto della sospensione di quel provvedimento che prevede il riposo dei terreni. No, credo che questa sia una misura che va nella giusta direzione perché consentirà
di ampliare in maniera significativa le superfici coltivabili. Per quanto riguarda il nostro governo, con il decreto legge che è stato approvato nel 18 marzo, quindi pochi giorni fa, il governo ha messo in campo dei primi interventi volti a contrastare gli effetti economici negativi della crisi ucraina attraverso una serie di misure che sono finalizzate al contenimento dell'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti. Al tema dei prezzi dell'energia e al sostegno delle imprese, in tale quadro normativo si ritrovano alcune appunto delle istanze avanzate nel documento che poi avrà modo di leggere, quello redatto dalle regioni. In particolare si sono aperte le porte per una rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari, riguardante la necessità di prevedere interventi specifici per la ristrutturazione dei debiti delle imprese agricole e agroalimentari, nonché per favorire l'accesso al credito agevolato da parte delle imprese tramite Ismea. Un altro punto, anch'esso significativo, che va nella giusta direzione, è il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, riguardante la necessità di prevedere l'attivazione di specifiche misure nazionali di sostegno diretto per l'agricoltura e la pesca. La terza misura che è stata introdotta riguarda le disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura. Questo punto specifico riguarda la necessità di prevedere l'introduzione di una definizione apprezzabile di biodigestato equiparato. Uno dei temi principali è la disponibilità di fertilizzanti, gran parte dei quali vengono dai paesi che sono appunto coinvolti nel conflitto, e la suddetta novità fortemente voluta dal mondo agricolo, che andrebbe a equiparare il digestato con i fertilizzanti di origine chimica, naturalmente costituirebbe un importante vantaggio anche per sopperire ai blocchi imposti all'importazione. In ultimo, preme segnalare che c'è un'iniziativa in corso che è stata promossa dalla Croazia, iniziativa alla quale ha aderito anche il nostro Paese e tramite il nostro Paese anche gli assessori regionali all'agricoltura, una proposta che sarà oggetto di discussione nel prossimo Consiglio dei Ministri europeo che si terrà dopodomani, e che prevede l'estensione della misura Covid-19 dello sviluppo rurale al nuovo scenario di crisi generato dalla guerra in Ucraina, volto a erogare un aiuto forfettario ad impresa fino a un massimo di 20.000 euro per agricoltore e 100.000 euro per piccole e medie imprese attive nel settore dell'agricoltura. La misura Covid-19 era stata fatta, come ricorderà, circa un anno e mezzo fa, e ci permise di dare un sostegno importante al settore degli agriturismi, okay? Attraverso un ristoro appunto che aveva il compito di alleviare gli inconvenienti conseguenti al lockdown. Quindi è una misura che si ispira un po' a quel provvedimento. Tale sostegno potrà essere erogato velocemente utilizzando le stesse procedure amministrative e informatiche già collaudate appunto in occasione dell'episodio che le ricordavo, la cosiddetta misura 21 utilizzata per il Covid-19. Le risorse in tal caso potrebbero essere messe a disposizione dall'Unione Europea, come è stato nel caso degli euro, quindi totalmente finanziate dal bilancio comunitario. Per quanto riguarda infine la nostra regione, le indicazioni operative che ci siamo dati per l'intanto di fare uscire tutte le misure a superficie, quindi mettere tutti i bandi di misure a superficie in modo tale da fornire, no, un canale di liquidità, diciamo così, per le imprese, mentre sul fronte degli investimenti, come immagino saprà, stiamo portando avanti con molta determinazione il progetto filiere, quindi dopo quella dell'olivicoltura, quella del tartufo, abbiamo lanciato quella del luppolo, e questo percorso proseguirà e andremo ad attenzionare altri settori che per l'importanza economica, non solo nell'ambito del sistema agricolo regionale, rivestono una caratterizzazione particolarmente significativa. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliera Meloni. Grazie Presidente, ma io intanto ringrazio l'Assessore e leggerò ovviamente molto attentamente il documento che mi consegnerà. Il tema è, come abbiamo ricordato, complesso e non di facile
spesso comprensione, bisogna un po' entrare nelle dinamiche di quel mondo per comprenderlo fino in fondo, anche diciamo un po' tutti i sacrifici che sono legati anche alla vita che fanno quelle persone. Quindi anche ieri sera, insomma, un po' tutti i media che continuavano a porre l'attenzione anche sull'allarme 400.000 posti di lavoro in pericolo proprio che arrivano da quel mondo. Quindi credo che questi siano temi che vadano veramente quanto mai attenzionati, perché è un mondo che in realtà fornisce una grande base per quella che è anche la nostra alimentazione e che in realtà fa anche un grande lavoro di posizionamento proprio nei territori e quindi di cultura dei nostri territori. E quindi credo che bisogna veramente mettere in campo tutte le possibili azioni, sia regionali, sia nazionali, chiaramente europee, che ovviamente questo è un tema che si sta dibattendo praticamente ogni giorno, per poter veramente alleggerire, ma soprattutto sostenere e impedire che veramente si chiudano aziende, che si chiudano piccoli allevatori, piccole imprese di piccoli e medi magari allevatori o agricoltori, che in realtà danneggerebbero fortemente anche il nostro tessuto socio-economico. Quindi grazie comunque per l'attenzione, per l'impegno e torneremo magari sul tema anche attenzionando tutte le azioni che l'assessore ci ha adesso spiegato e che magari dovranno venire nei prossimi mesi. È un tema che ce lo ricordano, insomma, ovviamente i fatti che stanno accadendo e anche l'autonomia che le nostre regioni, che il nostro Stato dovrà perseguire sempre con maggiore forza, sarà comunque importante per impedire soprattutto che noi, dipendendo anche da altri, possiamo mettere a rischio anche le nostre eccellenze e quindi anche le nostre filiere. Grazie. Grazie consigliere Meloni. Passiamo all'oggetto numero 4, gestione delle scorie siderurgiche presso il sito industriale Asti di Terni. Informazioni sulle tempistiche di saturazione della discarica per rifiuti speciali di Vocabolo Valle. Prego, consigliere De Luca. Grazie, Presidente. La scorsa settimana il cavaliere Arvedi è venuto a Terni, ha incontrato la Presidente Tesei e ha annunciato questo nuovo corso. Ci auguriamo che il piano industriale, diciamo, arrivi anche in discussione all'interno di quest'Aula, una discussione sul futuro della città. E quello che è emerso è la volontà di fare investimenti importanti sul futuro del polo siderurgico, che costituisce una parte imprescindibile per il tessuto economico della nostra regione, e la volontà di portare i livelli di produzione attuali fino a 1,5 milioni di tonnellate di acciaio, attraverso anche una riconversione del processo fusorio. Attraverso questa interrogazione noi abbiamo voluto porre l'attenzione sul sito strategico più importante per questi progetti, su un sito che è imprescindibile per ogni tipo di progetto, che è la discarica di Vocabolo Valle. Immaginare di portare avanti qualsiasi progetto per il futuro senza considerare questo sito come un presupposto per poter da conservare e da sostanzialmente avviare verso un percorso di economia circolare è semplicemente decretare la fine del polo siderurgico di Terni. Perché è chiaro che la saturazione della discarica di Vocabolo Valle e la conseguente, obbligo a portare le scorie fuori dalla regione o fuori dal nostro paese comporterebbe un costo insostenibile per qualsiasi tipo di investimento industriale. Con la determina numero 5598 del 9 giugno 2021 è stata approvata la modifica non sostanziale del procedimento di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per il recupero della scoria solida siderurgica attraverso l'impianto di metal recovery, oggi nelle mani della società Tavogliardi Italia SRL.
Le scorie prodotte dai forni e dai convertitori di Ast, così come quelle prodotte dalla pulizia delle siviere del Audi e dalla colata continua, vengono attualmente prelevate e trasportate in un'area dedicata che viene denominata rampa scorie, quindi suddivisa in 14 box dove vengono svuotati questi contenitori. Con questa modifica approvata, il piano è quello di arrivare a gennaio 2023 con una nuova rampa scorie che sia completamente sostanzialmente chiusa e che vada a risolvere definitivamente il problema annoso che abbiamo visto all'interno del, anche all'interno di quest'aula, negli scorsi mesi, delle famose polveri di Bresciano e quindi di quei metalli pesanti che vanno a ricoprire interi quartieri della città di Terni. È chiaro che questo progetto ha delle tappe. Era previsto che entro maggio 2022 si sarebbe proceduto alla demolizione del capannone denominato ex RID, alla costruzione di una nuova rampa scorie nel lato nord, all'adeguamento del capannone ferroleghe in storage, mentre a gennaio 2023 era il termine fissato per l'entrata in esercizio di questo nuovo processo. Con questi tagliati ovviamente è stata disposta questo calendario, questo cronoprogramma. È bene ricordare come lei stesso assessore nella conferenza del dicembre 2019 aveva definito invece il 2021 come l'anno in cui si sarebbe risolto completamente il problema delle polveri a Terni. Oggi siamo ad aprile 2022 e chiaro che arrivati ad aprile dell'anno successivo ancora siamo molto lontani da questo obiettivo. I dati sui metalli pesanti, poi ne parleremo in maniera molto più compiuta successivamente nella discussione sul piano della qualità dell'aria, sono in un trend sostanzialmente sempre al di sopra del valore obiettivo del decreto 155 del 2010. Sto concludendo, Presidente, l'illustrazione. All'interno della discarica, ad oggi noi vorremmo sapere qual è in questo momento il livello di recuperato metallico, una quantità di rifiuti che nel corso degli anni è stata pari a 400.000 tonnellate annue, quindi pensate, per darvi un ordine di grandezza, al di sopra della quantità di rifiuti solidi urbani che è prodotta sostanzialmente dall'intera regione. E quindi si interroga la Giunta per sapere, secondo le stime e i dati in possesso della Regione Umbria, quali siano le proiezioni sulla vita residua della discarica di Capovalle. Cioè, noi vogliamo sapere ad oggi qual è la capienza residua, qual è l'attuale livello di conferimento all'interno della discarica, quali sono in questo momento, in questo istante, i livelli, in base alle informazioni che avete in possesso, i quantitativi di recuperato metallico in questa attuale fase transitoria, che dovrebbe essere transitoria rispetto alle quantità che invece finiscono in discarica, tutto ciò in considerazione delle stime e delle tempistiche di attuazione del progetto di questo nuovo impianto di trattamento e recupero delle scorie all'interno del polo siderurgico, che sono azioni, ripeto, imprescindibili per la sopravvivenza stessa del polo siderurgico e ovviamente anche dei quartieri residenziali che sussistono nel circondario. Prego, Assessore Morroni. Presidente, consigliere De Luca, l'ASTA è titolare dell'AIA per l'attività di produzione di acciaio rilasciata con determina dirigenziale del 12/12/2019. A seguito della positiva conclusione della procedura di riesame. Agli attuali livelli di produzione, circa 1 milione di tonnellate annue, gli scarti di produzione, quindi le scorie siderurgiche, corrispondono a circa 360.000 tonnellate annue. Tali scorie, ancora liquide a temperatura elevata, circa 1200 gradi, dai forni fusori e dal convertitore, sono movimentate e trasportate all'impianto rampa scorie per subire il processo di raffreddamento e solidificazione. Le scorie fredde, siamo a una temperatura di circa 100 gradi, sono quindi avviate al metal recovery per effettuare l'operazione di recupero dei metalli ancora presenti
nella scoria solida. L'operazione consente di recuperare circa il 10% di metalli da riutilizzare nel processo produttivo, quindi stiamo parlando di circa 36.000 tonnellate annue. La scoria rimanente, quindi circa 327.000 tonnellate annue, è smaltita nella discarica di servizio in località Valle. Al ritmo degli attuali conferimenti si può stimare una vita residua della discarica di circa 4 anni. L'intero ciclo di trattamento delle scorie è attualmente affidato alla finlandese Tapojarvi Italia, che nel rispetto di una specifica prescrizione dell'AIA ha presentato 3 progetti volti a ridurre le quantità di scorie da avviare a smaltimento e svolgere l'intero ciclo, attualmente svolto all'aperto, in ambienti chiusi e confinati, al fine di minimizzare le emissioni di polveri diffusi. Il progetto dell'impianto Meta Recovery è stato approvato con determina dirigenziale del 5 novembre 2019 ed è stato ultimato nel mese di settembre 2021. Un vecchio capannone in disuso è stato ristrutturato e ampliato e all'interno sono stati installati impianti di frantumazione e selezione della scoria fredda e nuovi impianti di recupero dei metalli da riutilizzare per la produzione di acciaio. Tutte le aree esauste sono convogliate a idonei sistemi di trattamento e battimento delle polveri e dei metalli. Il progetto della nuova rampa scoria è stato approvato con determina 9 giugno 2021 ed è in corso di realizzazione. Il completamento della prima parte, lato nord, della nuova rampa scoria avverrà entro giugno 2022, come da cronoprogramma approvato. La realizzazione del lato sud è prevista per dicembre 2022. Il raffreddamento della scoria, costituita dai residui della colata di acciaio fuso, attualmente svolta all'aperto, avverrà all'interno di un capannone tramite un innovativo processo di raffreddamento ad aria che non prevede l'utilizzo di acqua. Tutte le aree esauste sono convegliate da ogni sistema di trattamento e abbattimento delle polveri e metalli. Il progetto recupero scorie prevede che il rifiuto costituito dalle scorie prodotte dall'impianto Metal Recovery venga sottoposto ad ulteriori operazioni di recupero per ottenere un flusso di materiali inerti da qualificare non rifiuti, da riutilizzare come aggregati per le costruzioni nel rispetto delle norme tecniche di settore. Il progetto, che è stato preventivamente sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA, conclusasi con non necessità di VIA, determina dirigenziale del 14 maggio 2021. Il progetto prevede di recuperare entro 5 anni dall'inizio dell'attività almeno il 25% della scoria attualmente smaltita in discarica. Nelle more del rilascio del titolo autorizzativo, l'ufficio regionale ha rilasciato il nulla osta all'esecuzione di prove tecniche finalizzate ad analizzare le caratteristiche chimico-fisiche e le proprietà tecniche della scoria in uscita dal Metal Recovery ai fini del successivo recupero come aggregati da costruzione. Nei giorni scorsi i rappresentanti tecnici della nuova società Arvedias Terni hanno presentato agli uffici regionali una nuova soluzione progettuale che prevede di raffreddare la scoria direttamente a bocca forno tramite un macchinario già in uso in analoga acciaieria. Gli uffici hanno già autorizzato l'effettuazione di specifiche prove tecniche che avranno inizio nei prossimi giorni. La prima prova sarà eseguita sulla scoria in uscita dal convertitore OD2, la più critica ai fini del raffreddamento. A seguire le altre ai forni EAF4 e EAF5, se necessario anche all'impianto AOD3. L'ufficio precisa che non si tratta di test di laboratorio, ma di vere e proprie prove industriali da eseguire tramite un macchinario mobile che consente di verificare l'efficacia del processo di raffreddamento per una durata di 30 minuti su una quantità di 1,5 tonnellate di scoria liquida per ogni ciclo. In uscita la scoria avrà una temperatura di circa 40 gradi, pezzatura da 1 mm a 100 mm e sarà avviata all'impianto Metal Recovery. L'assenza di contatto con l'acqua eviterà la formazione di vapore e quindi il trascinamento delle polveri.
La velocità di raffreddamento conferirà alle scorie un aspetto vetroso, non poroso, che faciliterà il riutilizzo nell'industria delle costruzioni e dei conglomerati costruzione, una considerevole riduzione delle scorie da avviare a smaltimento e quindi un significativo allungamento della vita residua della discarica. All'esito positivo delle prove tecniche, molto probabile, Arvedi Asteterni provvederà all'ordinativo delle macchine necessarie che saranno installate all'interno degli impianti produttivi. Il progetto della nuova rampa scorie non sarà più realizzato e il capannone in costruzione sarà destinato ad altre attività. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere De Luca. Grazie Presidente, ma io mi ritengo soddisfatto dell'illustrazione dell'Assessore, non mi ritengo soddisfatto della governance politica che sta all'intorno, all'interno di questa vicenda. 4 anni di vita residua di fronte a un'impossibilità evidente di espansione dell'area, perché è palese, basta aprire Google Maps. Quindi c'è bisogno della massima attenzione su questo fronte. È chiaro, prendiamo atto oggi che c'è una nuova intenzione da parte della nuova proprietà di procedere su una strada completamente diversa. Bisogna essere pienamente attenti e con il fiato sul collo su una soluzione che sia credibile. Credibile perché è chiaro che la stessa proprietà ha il massimo interesse a portare a casa questa soluzione, ma noi d'altra parte, come rappresentanti della comunità ternana, della comunità umbra, dobbiamo avere la massima attenzione nel far sì che questo progetto venga portato a compimento il prima possibile e quindi non possiamo permetterci alcun errore, perché l'attuale conferimento dei livelli in discarica, senza andare a risolvere oltretutto quelle problematiche che stanno anche, e qui serve l'intervento del governo, sulla chiusura del ciclo, perché poi dovremo trovare un mercato per quella tipologia di materiale da poter utilizzare a livello infrastrutturale, e qui servono azioni concrete da parte del governo. È chiaro che noi dobbiamo intervenire, questa è la partita delle partite, se perdiamo questa è fatta.